Per estinguere il debito ho fatto 3 mesi di lavoro, facendo i lavori che facciamo qua, della pulizia. Lo scopo non è solo recuperare il denaro. Se una famiglia è in difficoltà perché magari qualcuno ha perso il lavoro oppure per condizioni di salute, può fare richiesta di lavori socialmente utili, perché ciò che non si può pagare con il denaro si può pagare con il lavoro o con i talenti che ognuno di noi ha. Buongiorno. Ciao. Io mi chiamo Mimi, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Qua sono venuto all'età di 20 anni e all'età di 21 anni ho fatto la mia prima bambina. Io e mio marito facevamo i badanti. Fino adesso mio marito continua e io faccio la pulizia. Abbiamo perso i lavori perché c'era Covid. Sono venuto a raccontare Maide, l'assistenza sociale, perché abbiamo passato un momento particolare della nostra vita. Sono venuto ad avere debito di 900 euro con Padani Acqua. L'assistenza sociale ha parlato con quello di Padani Acqua e hanno trovato compromesso, posso dirlo. Ho iniziato qua al centro i lavori per, diciamo, per sdebitarmi. Mi ha aiutato a cercare lavoro l'assistente sociale con Alessandro, una che ci seguiva anche tutte le persone, quello che mancavano lavoro. Abbiamo trovato questo lavoro che sto lavorando, nella ditta della pulizia aziendale, facciamo la pulizia dentro l'azienda, dentro gli uffici. Continuo a venire qua perché mi hanno proposto di continuare e mi pagano 20 euro ogni sabato quando faccio il lavoro. Quello che ho visto è come una famiglia, è un ambiente da crescere, da fare crescere i bambini e sono veramente contenta di quello. Io dico sempre, avendo la fiducia in Dio, Dio non ci lascerà mai. Se sei tranquillo, hai fiducia, sei aggrappata a un qualcosa, lì non ti sentirai mai sola. Partendo dal presupposto che ognuno può dare alla collettività qualcosa e la collettività ha il dovere di sostenere coloro che sono in difficoltà, l'incontro di queste due esigenze ha portato a realizzare i progetti di Banca dell'Acqua. Abbiamo dato una mano a circa 300 casi su tutta la provincia di Cremona. L'utente che non è nella condizione di poter pagare la bolletta, fa richiesta, dopodiché il progetto viene preso in carico dai servizi sociali, valutato da un comitato etico di Fondazione Banca dell'Acqua. È proprio un sistema di lavori socialmente utili mutuati dagli altri sistemi di lavori per le persone in difficoltà. Finiti i progetti, le persone poi rimangono a fare volontariato, e questo forse è il valore più importante, presso le proprie comunità. Straordinario è il lavoro di tutti gli operatori dei servizi sociali del nostro territorio, perché poi si fanno carico di recuperare a 360 gradi, e non solo per il tema economico che diventa a quel punto secondario, quella famiglia in difficoltà o quelle persone in difficoltà. Quindi è veramente come l'acqua, il processo dell'acqua si rigenera, anche le persone in difficoltà devono avere un'opportunità.